Davide, ormai siamo alla fine della stagione. Eh sì, è arrivato anche il caldo, quindi i ragazzi dal punto di vista fisico oggi hanno sofferto abbastanza, quasi 30 gradi, quindi non è semplice passare da 15 gradi a 30, insomma. È stata dura, in campo ce l'hanno messa tutta comunque. No, ragazzi, entrambe le squadre hanno fatto il loro massimo, perché visto il clima non era così semplice per tutte e due le squadre. Adesso siamo ormai agli sgoccioli e quindi bisogna già pensare alla prossima stagione. Logicamente la società è già in moto per pensare a mettere questi ragazzi a fare il campionato regionale, quindi l'importante sarebbe tenere questo gruppo, perché credo sia un gruppo importante, un gruppo ben affiatato, con dei valori e anche morali, che non fa mai male, insomma. Certo, poi probabilmente è anche giusto guardare prima in casa propria. Certo, no, ma la cosa principale è tenere questo gruppo, perché è la cosa veramente importantissima. Diciamo che per ogni categoria sarebbe importante portare avanti sempre il proprio gruppo fino a che non diventano adulti, sarebbe una cosa fondamentale. È anche bella, per certo. Davide Romanelli? Davide Romanelli non sa cosa farà da grande, e anche se ancora ha una certa età, ancora vediamo un po' nel futuro quello che c'è da fare. L'importante è che mi trovi in un campo verde, a me va bene qualunque campo, che mi diverto. Infatti questo volevo notare, ti ho seguito dalla tribuna. Sì, no, questo è per me, l'ho fatto a livelli bassi, ma per me la mia vita è sempre stata la mia vita, ho sempre passato una vita nel campo verde. Grazie. Prego.